Salve a tutti e bentrovati in un nuovo video de cinciali sul tubo. Sono Vessor e quest'oggi volevo parlarvi di un'avventura grafica che avevo seguito sin dagli albori quando era stato presentato il progetto perché in collaborazione con il team di sviluppo che sono gli svizzeri della IF Games c'era un certo Bill Tiller. Ora non so in se in molti lo conoscete o Comunque, in poche parole, è diciamo un personaggio importante. Eh, è stato un personaggio importante nelle avventure putte click. Quindi, nelle avventure grafiche. Perché ha lavorato per molti anni con la Lucas Sars. Quindi è stato dietro a The Curse of Monkey Island, e, se non ricordo male, era uno dei, dei capi di The Dig. Un gioco che avevo giocato a suo tempo e mi aveva divertito molto. In questo caso il risultato finale di questa collaborazione non è proprio delle, delle migliori. Va detto anche che è un gioco che nasce per i sistemi mobile. È stato fatto un porting per la versione PC. Nel gioco vestiamo i panni di Anna Ilberling, una ragazza molto sveglia, una ragazza intelligente che risulta essere l'ultima discendente della sua stirpe, una famiglia di esploratori e di scienziati. E si è ritrovata a crescere isolata nella maggiore di famiglia insieme a una madre molto protettiva, dato che il padre era sparito misteriosamente. Quindi la madre cerca di tenerla sempre protetta. E nel giorno del suo sedicesimo compleanno cerca, come fa da tempo, di capire i motivi dietro alla scomparsa improvvisa del padre. Per quanto concerne la struttura di gioco, si discosta solo in minima parte dalle meccaniche di altri giochi 3D, di altre avventure grafiche 3D. Quindi premendo il tasto sinistro del mouse, su qualsiasi punto dello schermo il personaggio Ana si muoverà e potremo anche interagire con uh, i vari ONPC con cui potremo parlare, come la madre che c'è all'inizio, o i vari oggetti che troviamo nella scena. Se l'oggetto, oltre a essere interagibile, avrà anche la possibilità di essere raccolto, finirà automaticamente that... nell'inventario. Ovviamente nell'inventario potremo... Combinare i due oggetti insieme per crearne un altro come nella migliore tradizione The Perils of Man è sicuramente un gioco che parte con un'aurea di mistero ben sviluppata Anche se il primo capitolo è abbastanza monotono nel senso che ci troveremo a muoverci nella magione della, della famiglia a cercare di capire un po' sulla storia della stessa e un po' a, scoprendo cosa si cela nelle profondità della magione. Fatta la conoscenza con i primi segreti nascosti nella casa, l'avventura, diciamo che cerca di decollare, proponendoci degli atti sparsi nei vari periodi storici quindi utilizzando il filone del viaggio nel tempo rispetto alle avventure tradizionali abbiamo delle meccaniche di meno diciamo in meno per prima cosa non c'è più il tasto che permette di, vi di visualizzare i punti di interesse sullo schermo ora io per esempio non lo utilizzavo però è una cosa in più che sinceramente non fa male f diciamo il pixel hunting come si dice in gergo e anche cosa che reputo io più grave di, tutta, di tutte la possibilità di fare un doppio click per uscire da una zona e entrare in un'altra per esempio io sono all'inizio di una zona devo uscire, vedo l'uscita alla mia destra ma per arrivarci devo sorbirmi il personaggio che si fa tutta la camminata per arrivare nella nuova zona magari è eh, una, una comodità che sinceramente io la, la vedo come molto comoda quindi l'impossibilità di visualizzare oggetti e punti con cui interagire viene però eh, cambiata sostituita con una meccanica introdotta con un particolare oggetto che ora non vi dico qual è che permette di visualizzare in prima persona gli oggetti o gli elementi pericolosi nello scenario, visto che eh, lo scopo di Ana sarà quello di impedire eh, determinati eventi catastrofici, se si rimane bloccati, c'è un sistema di aiuti che è accessibile dall'inventario, lo vedete in alto a destra, che ti dice delle operazioni che si possono fare in quella determinata stanza, in quel determinato luogo. E questi suggerimenti vengono voi, proposti, vengono elencati in un ordine che va al di fuori delle operazioni già fatte. Quindi, magari se ci sono tre suggerimenti in quella stanza e noi abbiamo già fatto tutto, cliccandoci ci dirà, magari ci darà dei suggerimenti su delle azioni che abbiamo già fatto, per poi finire con la frase che dice Non ho in mente altre idee, non mi vengono in mente altre idee da fare. Quindi, vuol dire che abbiamo fatto tutto quello che c'è da svolgere in quella stanza quindi diciamo che il fatto che questi aiuti sono legati alla zona non è che migliora molto la situazione che magari prendiamo un oggetto che si usa in un'altra stanza se si rimane bloccati e non andiamo nell'esatta stanza in cui dovremo usare quell'oggetto non avremo alcun aiuto i dialoghi devo dire che sono sia doppiati bene che scritti bene quindi è, è interessante quello che dicono e non annoia My great Gli enigmi, cosa altro aspetto molto importante di questo genere di giochi, sono abbastanza semplici. Eh, qualche uno è più complesso, magari quelli dove dobbiamo decifrare dei codici sono un po' più, sono un po più difficili, il resto si va abbastanza sulla, su azioni logiche. Una cosa che ho notato e so che hanno notato anche altri è che il gioco parte bene, poi piano piano si perde nel proseguire, nel proseguo della storia. Sembra che a un certo punto sia diventato tutto più, tutto più sbrigativo. La trama, pur abbastanza veloce, culmina in, in un apice. Molto poco convincente, non, non so come descrivervelo perché alla fine non, non posso farvi spoiler. Concludendo, se siete appassionati di questi giochi, quindi di delle avventure grafiche, questo gioco può anche entrare a far parte della vostra collezione, specie se lo trovate in saldo. Altrimenti, valutate voi in base a quello che avete visto se comprarlo o meno posso dirvi che il gioco dura intorno alle 5-6 ore di altro non penso di dover aggiungere molto di più con questo quindi vi saluto spero vi serva per valutare o meno l'acquisto di questo prodotto e ci vediamo in un prossimo video ciao a tutti